Parliamo ancora di privacy, una normativa nuova che è entrata in vigore ormai da un anno, ma che presenta ancora molte incertezze per chi la deve applicare. Ne abbiamo parlato con il garante della privacy, il quale ha dato dei suggerimenti alle aziende, agli enti pubblici, ma anche alle PMI, che sono quelle che ne hanno più bisogno. Ne abbiamo parlato anche con l'avvocato Federico Bergaminelli, il quale ha affrontato il tema da un punto di vista della cultura della privacy. Il suggerimento è sempre quello di, ovviamente, cercare di adeguarsi, di capire che non si tratta di adeguarsi a una particolare disciplina, a singoli adempimenti, ma capire l'importanza dei dati per le stesse piccole e medie imprese, e quindi rispettare la normativa non vuol dire altro che fare bene il proprio mestiere, farlo in modo innovativo, capire e servire meglio i propri clienti e i propri utenti, guardare e avere un approccio adeguato al rischio, perché il nuovo regolamento non prescrive regole uguali per tutti. Se io ho trattamenti meno significativi, meno importanti, posso avere misure meno impattanti. L'importante, ancora una volta, è capire che serve prima di tutto alle imprese per servire meglio i propri clienti, per far meglio il proprio lavoro. È la sfida del XXI secolo, da cui dipendono tutte le nostre libertà, tutti i nostri diritti e anche la ricchezza delle imprese, dei soggetti pubblici e dei soggetti privati. Spesso si è convinti ancora da tempo che l'aspetto culturale dell'approccio alla privacy sia soltanto un problema derelato. Continuiamo ad avvicinarci a questo fenomeno con una metodica che è essenzialmente adempimentale. Mettiamo le carte a posto, prepariamo una bella informativa, nominiamo formalmente tutti i soggetti che lavorano con e per noi, ma in effetti l'aspetto culturale sfugge completamente. Questo perché? Perché noi siamo in presenza di un modello di gestione e vige, attraverso quello che la GDPR ci dà, il principio di accountability, ovvero la capacità di essere responsabili e rendicontare ai nostri stakeholders quali sono le nostre attività. Quindi, prima ancora di mettere a posto le carte, dal principio di by default, bisogna far sì che noi si sia capaci di dimostrare ai nostri committenti, ai nostri collaboratori, ai coloro i quali lavorano con noi, il motivo per il quale abbiamo scelto quel determinato modello di gestione e tutti gli adempimenti che ne sono derivati. Abbiamo visto come il tema della privacy sia un tema culturale. Non bastano le procedure, non bastano i software, è una questione che va affrontata soprattutto facendo formazione e divulgazione culturale alle imprese che la normativa la devono applicare, così come gli enti pubblici, e ai cittadini che di questa normativa sono i beneficiari.